Ciao a tutti, oggi vedremo come realizzare una pignata. Per realizzare questo progetto ci servirà un palloncino, io ne ho scelto uno grande, delle strisce di fogli di giornale, della colla vinilica, colori acrilici, una ciotolina e un pennello, del filo, dei fogli o cartoncino colorato e il fermacampione. Per prima cosa andiamo a gonfiare il palloncino. Gonfiato il palloncino lo dovremo andare a ricoprire con la carta. Mettiamo nella ciotolina la colla vinilica e aggiungiamo un pochettino di acqua. La colla non deve essere troppo liquida, altrimenti ci vorrà troppo tempo per asciugare. Una volta ottenuta la consistenza ideale, prenderemo le strisce di giornale e le andremo a mettere sul nostro palloncino. Iniziamo mettendo un po' di colla sul palloncino e posizioniamo la carta sopra. Mettiamo altra colla e altre strisce fino a ricoprire tutto il palloncino. Prendiamo poi il nostro filo e andiamo a legarlo intorno in modo da avere poi il punto per poterlo appendere. Ricopriamo tutto il filo con altra carta di giornale e colla. Una volta riempito tutto il palloncino lo lasciamo asciugare per 24 ore. Una volta asciugato andremo a togliere il palloncino. Tagliamo con le forbici e poi andremo a togliere il palloncino dall'interno. Una volta eliminato il palloncino dall'interno andremo a dare una passata di bianco per eliminare tutte le scritte. Una volta asciugata la pittura bianca andiamo a riempire attraverso il buco la nostra pignata. Io ho deciso di metterci caramelle, dolcetti e stelle filanti. Una volta riempito con le caramelle e le stelle filanti andiamo a chiudere il buco. Mettiamo prima del nastro adesivo e poi ricopriamo con altra carta e colla. Una volta chiuso il buco lasciamo asciugare. Una volta asciugato il fondo iniziamo a pitturare la nostra pignata. Io ho deciso di realizzare un Lego Ninjago e pitturerò tutta la sfera di rosso. Nel mentre che asciuga il colore della pignata andremo a preparare le decorazioni. Io utilizzerò fogli gialli e rossi, disegnerò quindi gli occhi, la faccia e il corpo. Ho ritagliato e colorato le varie parti del mio Ninjago. Adesso le vado ad assemblare con colla stick e fermacampione. Abbiamo unito le varie parti del corpo e adesso nel collo andremo a fare dei taglietti in modo da poterlo piegare e incollare alla base della sfera. La nostra pignata è asciugata, andremo a incollare le varie parti. La base della sfera invece vado ad incollare il corpo. La nostra pignata è pronta con il corpo, le braccia che si muovono, il filo per poterla appendere. Non ci resta che andare a romperla alla festa. Ciao, alla prossima!